Ciao a tutti. Allora, ogni anno, ogni mese, ogni giorno che passa, spendiamo sempre più tempo davanti al computer, davanti al telefono, davanti al software. Quindi interagiamo per ore e ore, tutti i giorni, con una serie di, diciamo, un mondo virtuale fatto di icone, fatto di metafore. Dobbiamo, diciamo, rispettare una serie di regole che vengono definite dai designer, dai, diciamo, creatori dei software che noi usiamo tutti i giorni. E interagiamo con la nuova tecnologia tramite un touchscreen, tramite una tastiera, un mouse, e non usiamo il nostro corpo a pieno, insomma, il fatto che noi abbiamo due braccia, due gambe, un corpo, possiamo saltare, possiamo fare un sacco di cose. E quindi da qualche anno, diciamo, a questa parte, ha preso piede tantissimo questo fenomeno di appunto realtà aumentata. Allora, cos'è la realtà aumentata? È tutta quella serie di tecnologie, quella serie di invenzioni che cercano di far uscire la tecnologia dal computer, dal telefono e cercare di integrarla nella realtà che ci circonda. Quindi, insomma, siamo un po' tutti, credo, conosciamo Google Glass, fino anche insomma, al fenomeno virale di quest'estate dei Pokémon Go, gente che corre in giro per le strade in cerca di mostri. Insomma, questa, diciamo, tendenza di cercare di tornare nel mondo reale, però un reale un po' modificato, un po', si spera, migliorato tramite l'uso di nuove tecnologie. Io 3 anni fa ho avuto questa idea di cercare di, diciamo, trasformare ogni oggetto attorno a noi in uno strumento musicale. Allora, perché? Perché anche nella musica, quando si tratta di nuove tecnologie, la faccenda non cambia. Noi stiamo dietro uno schermo, interagiamo con la musica tramite la tecnologia, con una tastiera, con un mouse, muovendo una manopola, muovendo un controller. E quindi mi sono detto, è possibile applicare questa idea della realtà aumentata alla musica? E ho appunto creato questo piccolo sensore. Allora ho avuto questa idea, intanto, si chiama Play the World, ecco, è un po' l'idea. Ho, diciamo, creato questo sensore, si chiama Mojis, eccolo qui, che non fa altro che, diciamo, riconoscere le vibrazioni che noi facciamo sull'oggetto al quale lo appiccichiamo, convertirle in un segnale che entra appunto in un telefono oppure in un computer e diciamo, trasforma tutte le mie azioni in musica in tempo reale. Quindi vi faccio vedere un piccolo video e poi vi spiego di cosa si tratta. Grazie a tutti. Allora, come funziona sta cosa? Allora, c'è un sensore che appunto, diciamo, rileva tutte le vibrazioni che noi facciamo quando interagiamo con l'oggetto fisico. E questo oggetto fisico può essere un albero, può essere una bicicletta, può essere il tavolo della nostra cucina, può essere un aeroplano intero, insomma, come un progetto che abbiamo fatto un anno fa. E trasformo questo segnale, questo movimento in un segnale elettrico che entra in un'app dove c'è, diciamo, un algoritmo. In verità abbiamo fatto 4 app finora, ma il principio è sempre lo stesso. Ci sono queste due componenti, una componente, diciamo, dedicata al controllo e una dedicata al suono. Allora, partiamo dal suono. E il modo in cui, diciamo, vengono generati i suoni qui è appunto basato su un concetto che si chiama sintesi a modelli fisici. Vuol dire, immaginatevi quando noi suoniamo una chitarra, per esempio. Allora, il suono che noi sentiamo è l'impatto di due corpi, il plettro, che viene chiamato exciter, e la corda, che viene chiamato risuonatore. Il Mojis è un po' la stessa cosa, dove tutte le vibrazioni che io creo quando suono l'oggetto in questione vengono
usate come exciter vanno ad eccitare un modello, appunto un risuonatore che viene simulato nell'app. Quindi io posso donare a questo oggetto qui le diciamo, proprietà acustiche di una corda, per esempio, o di una pelle, eccetera. Ancora musica, il bello è appunto cambiare le note, cambiare i suoni, e quindi c'è la seconda parte che diciamo, possiamo chiamarla touch recognition. Faccio un piccolo demo adesso perché è più facile mostrarla che spiegarla. Allora io scelgo un suono, ad esempio una bella cassa, ecco qui, una bella cassa. Io insegno ora al mio nuovo strumento, che è questo mappamondo, insegno a diciamo riconoscere un certo gesto, gli dico: senti, questo gesto qui, il mio pollice, che batte in questa zona qua, più o meno, appunto deve essere associato al suono della cassa. Bene. Si vede? Sì. Il secondo gesto, per esempio, un rullante, ecco, invece lo associo al suono della mia unghia che batte, che picchietta in questa zona qui. Ora il software riesce in tempo reale a capire che gesto faccio. Io posso aggiungere altri gesti. Facciamo... Ok. Ora insegno un terzo gesto e ora posso tamburellare. Adesso ho appena costruito il mio piccolo strumento, il mappamondo. Grazie. Quindi diciamo che è un po' un meta strumento, no? Un po' uno strumento per creare strumenti, ecco. Allora, in questi anni abbiamo collaborato con tanti artisti, abbiamo lanciato il prodotto in novembre. E uno dei vari diciamo, progetti, quello che mi sta forse più a cuore, è una collaborazione con Rodrigo e Gabriela, che non so se conoscete, sono un duo di diciamo, chitarristi americani, diventato famoso anche per aver fatto una parte della colonna sonora di Breaking Bad, la serie americana, e I Pirati dei Caraibi e altre cose. E poi con altri artisti, con Imogen Heap, che come sapete da sempre è appassionato a nuove tecnologie, Jean-Michel Jarre, che ha iniziato molto prima, ovviamente. E allora, adesso vi faccio vedere un piccolo video, un minuto, di una collaborazione artistica che ho fatto con un duo inglese, si chiamano Played, dove tutti i suoni che sentite sono stati fatti tramite questa tecnologia. Thank you.
parte da voi. Grazie. Grazie. Allora, dopo un anno dal lancio del primo prodotto, ci siamo detti, ok, adesso sarebbe bellissimo cercare di fare un nuovo prodotto, che è appunto basato sulla stessa tecnologia, però con lo scopo in verità di democratizzare ancora di più la musica, di aiutare bambini, adulti che non sono ancora musicisti, che vogliono approcciarsi alla musica per la prima volta, a fare questa esperienza, insomma. Quindi abbiamo lanciato una nuova versione, ecco, di questa invenzione, Mojis Play, dove l'idea appunto è quella di facilitare, diciamo, questa creazione musicale. Quindi ci sono varie app dove posso, diciamo, crearmi le melodie prima, oppure appunto scaricare varie canzoni e diciamo suonarle appunto usando questa tecnologia di cui abbiamo appena parlato. E abbiamo dato uno dei primi prototipi a un bambino di 10 anni, un mio amico Diego di Londra, che ci ha mandato questo video che vi faccio vedere. Un altro video, un prodotto che sta per uscire. Ci devo dare un altro video, allora, dai. Questo sono io con Rodrigo, di cui abbiamo parlato prima. Ready? I'm ready. Piccola gag. Thank you.
Grazie mille.